Questo programma è offerto da La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per oltre 450 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore palermitano Calcedonio Di Giovanni, 75 anni, secondo l'accusa legato in affari con le famiglie mafiose del mandamento di Mazara del Vallo, Trapani. La misura di prevenzione applicata all'imprenditore palermitano è stata applicata dagli inquirenti in virtù degli stretti legami con i vertici di Cosa Nostra ed il collegamento con noti esponenti dediti al riciclaggio internazionale che hanno permesso all'imprenditore di realizzare il suo ingente patrimonio immobiliare oggi sequestrato. Originario di Monreale, Di Giovanni sarebbe entrato in affari anche con mafiosi di Castelvetrano, ad esempio Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro, e in contatto con Pino Mandalari, il commercialista di Totò Riina. Tra i beni posti sotto sequestro figurano un centinaio di case nel villaggio vacanze Cartibubbo, a Campobello di Mazara. Assurda violenza nel pomeriggio di domenica scorsa a Palermo, dove una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per una giovane coppia. I due stavano passeggiando all'interno della villetta di Piazza Indipendenza, quando il ragazzo si è allontanato un momento per dirigersi in direzione di un bar distante poche decine di metri, quando ecco che è stato circondato da una gang di 5 individui, tutti più che ventenni, che all'improvviso non hanno esitato a colpire violentamente il giovane e a derubarlo scaraventandolo a terra. La vittima, una volta libero dalla morsa dei suoi aggressori, ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine. Per fortuna, il giovane 22enne non ha riportato lesioni gravi, ma solo tanta paura. Alle ore 17 di sabato scorso i carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato due persone per tentato furto in abitazione. Durante un servizio perlustrativo svolto nelle zone comprese tra Termini Imerese e Caccamo, i militari hanno notato un ciclomotore parcheggiato dinanzi una villetta disabitata di proprietà di una persona attualmente dimorante all'estero. Pertanto i militari hanno deciso di fermarsi e dall'esterno dell'edificio hanno udito dei rumori sospetti provenire dall'interno. Inoltre hanno constatato che il fil di ferro apposto per chiudere il cancello e la porta d'ingresso era stato rimosso. A questo punto si sono introdotti nella villetta dove hanno constatato la presenza di due persone, un uomo e una donna, identificate in Salvatore Napolitano, classe 1995, e sua madre, Rosalia Bonaccorso, classe 1966, entrambi volti note alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi mentre rovistavano tra materiali di arredamento, elettrodomestici ed altro, pronti ad asportare quanto ritenuto necessario. I due sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari sino alla convalida dell'arresto. Nei prossimi giorni sarà celebrato il processo. È stato tratto in arresto, per aver compiuto una rapina lo scorso 8 gennaio ad una parafarmacia bagherese, Daniele Gebbia, 36enne palermitano. La rapina, compiuta da tre delinquenti, aveva fruttato un bottino di circa 750 euro. Due dei malviventi avevano svuotato le casse, mentre il terzo, pistola in pugno, teneva la situazione sotto controllo. L'individuazione di Daniele Gebbia è partita da alcuni elementi come la descrizione dei tre malavitosi, parte del numero di targa del veicolo usato per la fuga e delle tracce venute fuori dalle indagini della scientifica lasciate dai malviventi sulla scena del crimine. Gebbia, a conclusione degli atti di rito, è stato condotto presso il carcere Ucciardone. You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Era stato accusato per associazione mafiosa, ma adesso l'imprenditore Ferdico, leader dei detersivi in Sicilia, vede la luce in fondo al tunnel. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la sentenza definitiva. Giuseppe Ferdico è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, assolto dal giudice per l'udienza preliminare Riccardo Ricciardi con la formula «perché il fatto non sussiste». Per il re dei detersivi il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni di carcere. Ferdico era stato citato in giudizio in virtù delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che misero a verbale che i fratelli Stefano e Angelo Fontana avevano utilizzato l'attività di Ferdico per ripulire 400 milioni di lire. Il nome dell'imprenditore compariva pure in alcuni pizzini sequestrati a Bernardo Provenzano e Salvatore Velopiccolo. Ferdico si è sempre definito una vittima, costretto a pagare il pizzo anche sotto forma di assunzioni per evitare guai, ed è questo che ha destato perplessità nei giudici. Adesso il peggio sembra alle spalle, alla fine è passata la linea difensiva degli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Miceli, dunque Ferdico è innocente. Una montagna artificiale fatta da rifiuti di ogni genere. Succede a Misilmeri, in contrada Marraffa. Una situazione che peggiora giorno dopo giorno a causa del continuo scarico di rifiuti, molti dei quali pericolosi e dannosi alla salute, depositati illecitamente nella zona. Recentemente, oltre ai rifiuti, la zona ha subito un cedimento del manto stradale in un tornante sostenuto da un muro di contenimento che presenta delle lesioni nei punti di giuntura. Questo ha creato nel tempo degli avvallamenti che ad oggi non permettono il normale transito veicolare. Terribile dunque la situazione per i residenti, che continuano a chiedere un'azione da parte del comune. Ma in effetti l'amministrazione, a suo modo, ha soccorso la contrada. Infatti, per ragioni di sicurezza, è stato realizzato un muro a monte e una recinzione a valle del tornante incriminato, che di fatto chiude la strada nella zona di pericolo. Peccato che questo muro non permette ai residenti di raggiungere la propria abitazione dall'SP38 Piano Stoppa, bensì dalla provinciale 126 Misilmeri Belmonte. Dunque è stata creata una contrada Marraffa Est e una Ovest a tempo indeterminato. Peccato che anche l'altra parte, quella percorribile, è in stato pietoso. La carreggiata è praticamente dimezzata dalla presenza di rifiuti. Materiale edile, elettrodomestici, Ethernet, pneumatici che appunto non permettono il passaggio di 2 macchine affiancate. Una contrada che è divenuta simbolo dell'inciviltà di alcuni misilmeresi, anche se i residenti sospettano che i rifiuti vengano gettati anche da parte dei paesi limitrofi. Una delle insidie tipiche della strada è la buca. Temibile nemica delle sospensioni delle automobili, causa dei più frequenti incidenti stradali ed ossessione dei residenti che abitano con una buca nei pressi di casa. Se si volesse poi fare una ricognizione e contare tutte le buche stradali, per esempio presenti nel territorio ficarazzese, non basterebbe una sola giornata. Profonde e larghe, di tutte le dimensioni, grandi e piccole, ovali e non, il paese non si fa mancare proprio nulla. Il paese delle buche, per ogni strada si trova una buca o ostacolo da evitare. Un giro in bici diventa un percorso ad ostacoli dove fare lo slalom. Se invece prendiamo la macchina, potenzialmente mandiamo al patibolo le sospensioni della nostra autovettura. Danni ingenti di cui sarebbe responsabile l'amministrazione pubblica, ma per cui è difficile, lungo e costoso ottenere rimborsi. La situazione peggiora poi se avviene un temporale. L'asfalto delle strade si frantuma e forma crateri pericolosissimi per ciclisti e motociclisti. Il problema delle buche sta nella scarsa manutenzione stradale, che al posto di essere programmata insegue le emergenze. Una situazione che non può continuare, soprattutto in vista della stagione delle piogge. I laghetti che si andranno a formare si trasformerebbero in veri e propri pericoli per i pedoni. La piaga a buche stradali deve trovare una risoluzione immediata. L'appello ora va al sindaco di Ficarazzi, Francesco Paolo Martorana, che invitiamo a passeggiare per le strade del paese per verificare la situazione di pericolo presente nelle strade, così da accelerare il processo di riparazione del manto stradale. You sexy, sexy dancer.
renderle ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sono partiti ieri i lavori in prossimità del fiume Oreto per la costruzione del ponte Beli, in sostituzione di quello presente, in modo tale da decongestionare il traffico lungo una delle vie più trafficate di Palermo. Il ponte in questione sarà realizzato da specialisti del 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo. Questo tipo di ponte, denominato così in onore del suo ideatore, l'ingegnere britannico Donald Bailey, è un tipo di ponte costituito da elementi modulari e verrà utilizzato fin quando non sarà pronto un nuovo ponte che sarà di classe più elevata e verrà utilizzato anche dalla nuova rete tranviaria della città. Dalla giornata di domani, mercoledì 29 ottobre 2014, l'Associazione Culturale Termini d'Arte organizzerà un ciclo di seminari intitolato Sicilia dopo l'Unità d'Italia, che si terranno presso la Biblioteca Liciniana di Termini Merese. Il primo incontro, Palermo nella rivolta del 7:30, si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 16:30 e sarà tenuto dal professore, operatore culturale, saggista, analista e critico storico, poeta e critico letterario Giuseppe Bagnasco, laureato in scienze politiche con indirizzo storico. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 5 novembre alle ore 16:30 con la Questione agraria, economica e sociale della Sicilia post-unitaria. Alla fine del ciclo dei seminari, agli studenti verrà rilasciato un attestato valido per il credito formativo. Nel corso dei seminari verrà organizzata anche una visita guidata nei luoghi simbolo. Undicesima giornata amara per i granata di Mister Boscaglia. Il Trapani si arrende al Bologna che batte 2-1 i siciliani. Nel primo tempo a partire bene il Trapani, che prima sfiora il vantaggio con Terlizzi, ma qualche minuto dopo passa in vantaggio grazie al bomber Mancosu, che al quinto batte Stojanovic per il suo 7° gol stagionale. La reazione degli emiliani è veemente, ci vuole un super gomista a negare il pareggio a Zuculini prima e Ceccarelli poi, ma al 28° arriva lo svarione di Terlizzi, che con uno sfortunato tentativo di anticipare un avversario insacca il proprio portiere, e 1-1 al duplice fischio. Si va alla ripresa e ancora gli emiliani sfiorano il gol con un'incornata di Maglietta. La squadra di Boscaglia non sta a guardare e prova ad alleggerire la pressione con Mancosu, che manca l'aggancio sulla punizione di Cermitaro. Al 12° però a concretizzare la rimonta dei Felsini e Laribi, che devia al volo lo sponda aerea di Cacia. La partita rimane piacevole ed entrambe cercano il gol. Chi ci va più vicino è Terlizzi, che di testa sfiora la traversa, e l'ultima emozione della serata finisce 2-1 per il Bologna, che stacca i granata e si porta al comando. Agli uomini di Boscaglia sembra mancare ancora qualcosa per compiere quel salto di qualità che molti si augurano possa arrivare prima o poi. Fervono i lavori negli studi di Canale 8. Sta per partire Passione Sport. Abbiamo fatto un'incursione fin negli studi della trasmissione per vedere un po' cosa stanno preparando gli amici di Passione Sport. Siamo negli studi di Canale 8, Passione Sport sta per cominciare, vediamo come procedono i lavori. Filippo, a che punto sono i lavori? Siamo quasi pronti per partire, partiremo giorno 3 novembre, lunedì alle 21, anticipiamo di 5 minuti l'inizio della nostra trasmissione, stiamo lavorando per, come ogni anno, regalarvi insomma una piacevole serata in nostra compagnia, parleremo di sport locale sicuramente, daremo tanta importanza a quello sport fatto di sacrifici, di duro lavoro, tenteremo appunto di valorizzare tutto il lavoro che c'è dietro le società locali, parleremo poi anche di Palermo, Trapani, Catania, anche di eventi nazionali. Siamo quasi pronti per partire e ci auguriamo che la trasmissione possa avere lo stesso successo, se non di più, rispetto all'anno scorso. Ecco, tu sei una new entry, diciamo. Quale sarà il tuo ruolo?
Diciamo che sono una new entry, sì, andrò a sostituire Giuseppe Bonanno, non sarà semplice sicuramente sostituire Giuseppe che ha fatto un gran lavoro, ha dato tanto alla trasmissione, mi occuperò soprattutto di postazione telematica, sarò la spalla di Gino Sarmentino, il conduttore della trasmissione, insomma interazione social con il pubblico da casa, notizie, curiosità e anche interviste. Parlaci un po' di te. Allora, le mie esperienze sono quelle del web journalism, sono un coordinatore del sito Sport Café 24, ho avuto diverse esperienze anche in TV, anche qui a Canale 8, mi auguro insomma che la mia esperienza possa servire da aiuto e possa dare una mano a chi lavora qui già da tempo e spero di integrarmi bene nel progetto Passione Sport. Quando si parte? Si parte giorno 3 novembre alle 21, anticipiamo, ricordiamo ai nostri telespettatori di 5 minuti l'inizio della trasmissione, saremo, qualora lo vogliate, insieme a voi per raccontarvi lo sport locale e nazionale. Passione Sport sarà sempre curato da Gaetano Martorana. Ecco Gaetano, quali sono le novità? Novità? No, Passione Sport è Passione Sport, è quindi la stessa passione che mettiamo l'anno scorso. Anche quest'anno la metteremo. Gli autori rimaniamo sempre e comunque gli stessi, sia io, Gino, Bonanno, Giuseppe, e quest'anno c'è una nuova entry che è quella di Filippo De Cristina. Filippo De Cristina, che è un giovane giornalista che credo si farà strada. L'abbiamo scelto in un panorama vasto, devo dirti che c'erano parecchie proposte. Ma lui ci è sembrato quello più adatto, anche perché è uno che può sostituire quasi in tutto e per tutto Giuseppe, anche perché è un esperto, uno che conosce il web, una persona di grande capacità. Quest'anno cosa faremo di nuovo? Devo dirti che di nuovo non abbiamo pensato quasi nulla. Perché vedi, Passione Sport, con il successo che ha avuto specialmente nelle ultime puntate, noi abbiamo cominciato piano piano, lentamente, e abbiamo dato al pubblico quello che il pubblico in effetti ci chiede. Se quest'anno il pubblico ci chiederà qualcos'altro, noi saremo disponibili e pronti a metterci al servizio del pubblico. D'altronde il nostro compito è questo, noi facciamo una trasmissione fondamentalmente di servizio, facciamo vedere a casa quelle per ragazzi o quei ragazzi ad esempio che cantano e non li vede nessuno, vorremmo far vedere gli attori, vorremmo far vedere degli scrittori quest'anno che non sono assolutamente presi in considerazione da altri emittenti perché magari non sono sostenuti dalle grandi case editrici, ma semplici indipendenti piuttosto che magari finanziati da loro stessi. Vorremmo fare, ecco, aprire una vetrina su tutti coloro che sono trascurati. L'abbiamo fatto l'anno scorso con lo sport, quest'anno insisteremo anche ancora un poco di più rispetto anche a quelle cose che sono diciamo nel raggio della cultura, nel raggio dello spettacolo e quant'altro, perché era giusto ed è giusto che anche loro abbiano lo spazio. Fra l'altro abbiamo preso 5 minuti in più quasi all'inizio, non cominceremo più alle 21.05 ma cominceremo alle 21 e anche in questo faremo. C'è una leggera novità, all'inizio faremo una presigla anche per presentare la serata e non più all'interno della serata stessa. Credo che a questo punto, ecco, siamo pronti per cominciare e per fare divertire il pubblico, quindi ci possiamo vedere qui alle 21, giorno 3 novembre, e ci divertiamo insieme con Passione Sport e quant'altro, cultura, spettacolo e tutto quello che voi ci chiederete di favorire nella misura in cui noi siamo qui disponibili per servire. Dopo Filippo e Gaetano, sentiamo cosa ha da dirci Gino, anche tu al lavoro. Beh, salve intanto. Ciao, noi insomma, dopo il nostro periodo di meritato riposo, siamo nuovamente qui al lavoro, stiamo lavorando alla Clemente per riproporre
quello che è il nostro cavallo di battaglia, Passione Sport. Già l'anno scorso, insomma, abbiamo detto e fatto tanto. Quest'anno, nella versione un po' rivisitata di quello che potrebbe essere il panorama sportivo, e non solo chiaramente sportivo, parliamo di arte, cultura, insomma, tutto quello che fa spettacolo, compreso lo sport, noi saremo qui a raccontarvelo tranquillamente, senza problemi. Ci saranno le novità? Quali novità? Sì, ci saranno delle novità. Intanto partiamo dalla novità in negativo, se così possiamo dire. Non ci sarà Giuseppe Bonanno, ma ci sarà Filippo Di Cristina, che è un giovane giornalista scelto tra tante persone, tra tanti, insomma, che ci hanno chiesto di far parte di questa famiglia, se così possiamo definirla. Chiaramente Filippo insieme a me condurrà questo programma. Devo dirti la verità, insomma, che ci saranno anche altre novità, ma novità che non mi svelo ora, perché vi voglio lasciare, insomma, questa suspense, no? Ve li dirò, insomma, al momento opportuno. Poi ricordiamo l'appuntamento. Sì, ricordiamo l'appuntamento, insomma, il 3 novembre, ore 21, canale 8, chiaramente, Passione Sport, 611 Digitale Terrestre, con me, Filippo De Cristina, con il grande mattacchione, il regista Gaetano Martorana, e sicuramente con tutti i tecnici, insomma, avremo modo di svelarli piano piano nel corso delle nostre puntate. Quindi, ciao! L'appuntamento il 3 novembre, ore 21, Passione Sport. Non mancate. Questo programma è stato offerto da e l'augurio di una buona giornata da parte del Meteo.it. Previsioni per martedì 28 ottobre 2014. Una debole circolazione depressionaria al sud porta piogge sparse ma diffuse sui settori ionici. Sole al nord, ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord giornata splendida con un sole che dominerà un cielo praticamente sereno, terso e limpido, qualche nube in più su ovest Piemonte. Al centro più nubi sui versanti adriatici, anche con piovaschi su Abruzzo e Molise, nubi anche sulla Sardegna orientale e meridionale, dove avremo delle piogge alternate a schiarite. Raggiungiamo il sud, bel tempo in Campania, molte nubi sul resto delle regioni con piogge più moderate su tutte le coste ioniche, fenomeni deboli sul resto della Puglia e Sicilia alternati a schiarite. I venti soffiano sempre dai quadranti orientali e con debole intensità, locali rinforzi li avremo sullo Ionio. Temperature previste minime in calo al nord e previste tra i 3 e i 10 gradi, tra i 6 e i 15 gradi al centro-sud. Durante il giorno ci attendiamo 12-20 gradi al nord, 13-20 gradi al centro e al sud. Carissimi, il Meteo.it conclude qui la sua previsione invitandovi a scaricare gratuitamente la nostra app per qualsiasi dispositivo mobile. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 28 ottobre. Si ricordano i santi Simone e Giuda Apostoli. Il nome Simone deriva dall'ebraico Simeon e significa Dio ha ascoltato. Giuda invece è in origine aramaica e vuol dire lodato, onorato. Dice il proverbio: per San Simone il galletto si fa cappone.
sono nati oggi Bill Gates, Julia Roberts e Eros Ramazzotti. Il 28 ottobre 1886 il presidente Grover Cleveland inaugura la Statua della Libertà. La statua domina l'intero porto di New York ed è il monumento più conosciuto degli Stati Uniti. Il 28 ottobre 1922, di fronte alla marcia su Roma delle camicie nere, il re Vittorio Emanuele III consegna il potere a Mussolini, incaricandolo di formare il nuovo governo. Infine, il 28 ottobre 1958 sale al soglio pontificio Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII. Ricordato da tutti come il Papa buono, in meno di 5 anni riuscì a rinnovare profondamente la Chiesa cattolica. Bernard Warber ha detto: «Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro». Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 28 ottobre. Ariete, la frenante opposizione di Mercurio, appesantita dalle quadrature della Luna e di Marte, rischia di gettare un po' di scompiglio nei vostri piani. Prestate la massima attenzione ai dettagli di poco conto, ma rischiate di perdere di vista il quadro d'insieme. Toro, la Luna in Capricorno stimola i vostri interessi culturali, spingendovi a coltivarli con maggiore assiduità. Potreste trarne vantaggi impensati, magari riuscendo a trasformarli in un'attività tanto piacevole per voi quanto utile e remunerativa. Gemelli, la Luna, trasferendosi in Capricorno, si pone in indifferente neutralità e vi fa dimenticare l'allegria e la spensieratezza dei giorni passati. Insolitamente ribelli, avete una gran voglia di rompere gli schemi e di dare un calcio alle regole. Cancro, un progetto sul quale avevate riposto molte aspettative potrebbe non concretizzarsi. La delusione è comprensibile, ma non è il caso di insistere. È inutile stare lì a recriminare, scaricando la vostra delusione sul primo che vi capita a portata. Leone, inutile girarci intorno. Prosegue il momento poco felice che vede come protagonista il vostro segno. Le tensioni non accennano a diminuire. Il segreto per superare indenni questo momento poco propizio sta solo nel mantenere il sangue freddo. Vergine, finalmente un raggio di luce in un panorama astrale fino a ieri un po' grigio. Ve lo regala la Luna che dal Capricorno si dispone in promettente sestile. L'umore migliore, cresce anche il desiderio di vedere gente nuova, di stare in piacevole compagnia. Bilancia, ciò che riuscirete a concludere oggi dipende dalla vostra voglia di fare. Le occasioni non vi mancano, trovate il modo per avvantaggiarvene. Continuare a tenervi in contatto con una persona influente potrebbe essere la vostra carta vincente. Scorpione, il sestile della Luna in Capricorno vi regala quella concretezza di cui a volte difettate. I vostri progetti finalmente decollano e prendono forma, c'è tanto da fare, ma la soddisfazione di centrare un obiettivo ambizioso vi fa dimenticare la fatica. Sagittario, dovete accettare quello che le stelle hanno in serbo per voi. Anche se si tratta di una giornata caratterizzata da tanta noiosa routine, trovate un modo per rendere più vivace l'atmosfera. Data la vostra fervida fantasia, non vi sarà difficile. Capricorno, una spiccata benevolenza planetaria vi sostiene a tutto tondo e vi serve su un vassoio d'argento una parentesi trionfale da assaporare fino in fondo. Se da un po' avete un sogno chiuso nel cassetto, è ora di tirarlo fuori. I tempi sono ormai maturi. Acquario, possibili ostacoli intralciano i programmi per la giornata. L'ambito più problematico oggi è la vita di coppia. Con il partner sono screzi continui. Superate l'impasse rilassandovi un po' e provando ad essere meno intransigenti. Non è così difficile. Pesci, impegnati come siete nel lamentarvi e recriminare contro la sorteria, forse neanche vi accorgete che la situazione è nettamente migliorata. Gli amici scalpitano e anche voi avete una gran voglia di passare qualche ora piacevolmente insieme.